diario. Ecco la storia della mia vita. Mamma e papà si sono sposati nel 2005, anno in cui in Italia sono stati celebrati 247.740 matrimoni. Poi, nel 2007, sono arrivato io, Francesco. Il mio nome è stato quello più diffuso. Sono nato a Lodi, città abitata da circa 43.000 persone. Scusa, ma ora scappo a messa. Sai che il 52% dei bambini tra i 6 e i 13 anni frequenta riti religiosi almeno una volta alla settimana? Caro diario, cosa fanno gli italiani nel tempo libero? Viaggi, cinema, volontariato? Nel 2015, oltre 20 milioni di italiani hanno dichiarato di praticare sport. Caro diario, nella mia scuola media ci sono più maschi che femmine, dato in linea con i valori nazionali. Non vedo l'ora di andare alla scuola superiore, ma sono un po' spaventato da droga, alcol, bullismo. Nel 2014, il 50% degli 11-17enni ha subito episodi offensivi. E dopo le superiori l'università, chissà che facoltà sceglierò. Il settore economico-statistico sembra andare per la maggiore in Italia. E da grande, in che settore lavorerò? Sono ottimista. Il tasso di occupazione nella provincia di Lodi è in aumento. Caro diario, hanno ricoverato il nonno. Ma quanto costerà far funzionare un ospedale? Nel 2016 la spesa sanitaria è stata pari a 149.500 milioni di euro. Caro diario, il nonno Gianni ci ha lasciati. Le malattie ischemiche del cuore rappresentano la prima causa di morte in Italia. Ma lo sai che il 1 gennaio 2019 14.456 persone hanno compiuto i 100 anni di età? Caro diario, quest'anno abbiamo comprato una casa nuova, un'auto nuova e oggi abbiamo fatto shopping. Nel 2018 la stima della spesa media mensile delle famiglie è stata di 2.571 euro. I livelli di spesa più elevati si registrano nel nord-ovest dell'Italia. Caro diario, ho appena acceso la luce. Secondo dati del 2017, il nord-ovest dell'Italia registra i valori più elevati in termini di produzione di energia elettrica. Post scriptum, devo buttare la carta della merenda, ma in quale contenitore? Sai che nel nord Italia si registrano i livelli più elevati di raccolta differenziata? Caro diario, oggi a scuola abbiamo letto il quotidiano. Abbiamo scoperto che in Italia le aree protette coprono il 19,3% della superficie nazionale. Poi abbiamo letto un articolo sulla violenza sulle donne. A causa di queste violenze, nel 2018 ci sono stati 133 omicidi volontari di donne. Caro diario, la statistica mi sta piacendo proprio tanto. E se da grande facessi lo statistico? Un abbraccio, Francesco.